giorno del mese parliamo di Indie Books. La casa editrice del mese di novembre è la Ronzani Editore. Io ho letto per questo mese il libro Perché Istanbul Ricordi. Vi ricordo che Indie Books è un'iniziativa ideata da Eleonora del canale Mr. Tellino e ogni mese selezioniamo una casa editrice indipendente per poi parlarne l'ultimo giorno del mese sui nostri canali, sui profili Instagram, sui blog di chi partecipa. Giù nell'info box trovate l'elenco di tutti i partecipanti del mese di novembre che hanno scelto di leggere un libro di Ronzani Editore. Il libro che ho scelto io è Perché Istanbul Ricordi di Ahmet Ümit, che ho comprato l'anno scorso al Salone del Libro di Torino, proprio allo stand dell'editore. Avete visto questo libro in lungo e in largo e ora penserete, da come ve ne ho parlato nei video precedenti, che è un libro orrendo da cui bisogna fuggire a gambe levate. Io mi rendo conto di aver avuto dei momenti di esasperazione per questo libro anche a causa della sua mole, che se vedete, tra l'altro ve l'ho già mostrato in tante situazioni, è proprio un libro grosso, non è soltanto un libro di 600 e oltre pagine, è proprio un libro voluminoso e denso. Di che cosa parla questo romanzo? È appunto un romanzo, in teoria un romanzo giallo, perché c'è una serie di omicidi che colpiscono la città di Istanbul e che hanno a che fare con i suoi luoghi storici più famosi. Il primo morto viene trovato dove si trovava una volta un tempio di Nettuno e con una moneta in mano, e fa riferimento al re Bizas, che fu il re che fondò Istanbul, e che appunto diede il nome della città Bisanzio, perché in effetti gli ottomani arrivarono molto dopo. Poi c'è un riferimento a Costantino, a Teodosio, Giustiniano, ai sultani ottomani che fecero delle grandi opere per la città, e quindi di volta in volta vengono trovati dei cadaveri con delle monete, proprio perché si fa riferimento alla storia della città. All'interno di questo romanzo, di questa serie di omicidi, è chiaramente molto connessa alla storia di Istanbul, quindi noi vediamo che il commissario che sta indagando si interfaccia spesso con la direttrice del museo Topkapi, perché lei gli può raccontare i riferimenti storici che sono connessi di volta in volta a quell'epoca, a quel momento storico a cui fa riferimento il cadavere in questione, proprio perché le monete che vengono ritrovate sono di volta in volta di un periodo storico diverso, sono state rubate da una collezione privata della prima vittima. Ma quello che sembra soprattutto è che ognuna di queste vittime era un assassino, tra virgolette, della città. Quindi qualcuno che contribuiva a costruire centri commerciali sopra le rovine, a parlare in maniera entusiastica di questi progetti che però in realtà vanno a distruggere la storia e la bellezza, o urbanisti spregiudicati. Insomma, tutta una serie di personaggi loschi, anche disonesti, perché c'è grandissima corruzione all'interno di questo romanzo, e che avevano come grande colpa, per la quale vengono giustiziati, quella di andare a distruggere la città, di seppellire le sue bellezze sotto degli aspetti commerciali, degli alberghi, insomma, dove ci si potesse guadagnare, ma andando a distruggere le sue qualità. Quindi da una parte vediamo la grande denuncia dell'autore e comunque del protagonista del libro di questa corruzione fortissima e di questi tentativi di distruggere la città, alle quali poi si contrappongono magari delle associazioni di cittadini che protestano, che fanno rifare i processi che sono stati risolti troppo velocemente, dove magari ci sono stati dei morti sul lavoro oppure dei casi di disonestà, di terreni concessi in maniera troppo rapida e poco chiara, insomma tutte queste cose. E poi dall'altra, appunto, c'è questa serie di omicidi che vanno chiaramente a colpire i corrotti e quelli che vogliono distruggere la città. Ma l'asse portante di questo romanzo in realtà non è l'indagine per l'omicidio. Se voi cercate un giallo ambientato a Istanbul, cercate altrove, perché in realtà questo non è un romanzo giallo, o comunque, per quanto lo sia, non è l'obiettivo dell'autore. L'obiettivo dell'autore è sì denunciare la corruzione e
tutto quello che di marcio sta succedendo per una disneyizzazione, come si dice adesso, della città, quindi dove tutto è turisticizzato, è tutto molto carino e bellino, ma senza anima. E invece quello che fa l'autore è andare a ripescare l'anima antica di Istanbul, da appunto la sua fondazione, il re che diede il nome alla città, la sua storia, le leggende, per quello che è così lungo, perché più che un romanzo è un compendio della storia di Istanbul in alcuni suoi momenti focali, e a volte vengono tirati fuori dei personaggi anche poco importanti da un punto di vista storico, cioè non sono quei nomi che fecero la storia e che però invece per la città di Istanbul fecero delle grandi opere, tipo Teodosio, mi sembra, secondo, che non fu un grandissimo imperatore, ma fu quello che fece costruire tutto l'arco di mura intorno alla città e quindi dotò la città di una sua caratteristica fondamentale. Ed è per quello che noi ripercorriamo le tappe della città da un punto di vista storico, artistico e culturale, ed è questa la ragione per la quale vale la pena. Se siete amanti di Istanbul, se ci volete andare, secondo me è una guida bellissima alla città, ed è proprio il fatto che loro girino per tutta la città perché trovano i cadaveri nei punti focali, nei posti più belli, vi fa venire un grande desiderio di visitarla, o se ci siete già stati e l'avete amata, vi aprirà i vostri ricordi. Tant'è che quello che ho fatto io, dopo averlo letto, sono andata a prendere le foto del mio viaggio del 2014. Se volete per un attimo ritornare con me, allora, come vedete, qui ho questa immagine della Moschea Blu e poi di alcuni luoghi cardine, non tutti purtroppo, del romanzo, tra cui per esempio Santa Sofia, che è uno dei luoghi fondamentali del romanzo, dove si svolge una delle grandi parti. Guardate che bella che è, e quando è ambientato il romanzo era ancora un museo, era una chiesa, era stata costruita come chiesa, poi è diventata una moschea, poi Ataturk l'ha trasformata in un museo, adesso purtroppo è tornata a essere una moschea. Questa è sempre Santa Sofia. La Cisterna Basilica, che è un altro dei luoghi cardine del romanzo, e infatti si parla proprio della testa della Medusa. La Moschea di Solimano, che è un altro luogo bellissimo. Il Top Capi, che anche qui, qui ho solo questa foto un po' poco affascinante, ma anche qui si svolgono una serie di momenti cardine del romanzo, proprio perché uno dei cadaveri verrà ritrovato lì, e anche la Moschea di Fatih è un altro luogo cardine del romanzo. E quindi davvero, se siete appassionati di Istanbul, della Turchia in generale, se ci state per andare, se state programmando un viaggio a Istanbul, secondo me questo è un romanzo da leggere, perché è proprio un romanzo itinerante all'interno di tutti i luoghi più belli, più culturalmente validi, più famosi, anche più turistici della città, con le sue luci, le sue ombre, i quartieri che erano fatti in un modo e poi cambiano, queste case di legno che non esistevano più, che non esistono più. Anche qua vi posso mostrare una foto di queste case che pian piano stanno scomparendo perché sono state sostituite da case più moderne, alberghi, eccetera. Eccole qua, le case di legno, c'è tutto un quartiere così che io non mi aspettavo di trovare quando sono andata a Istanbul. E vabbè, io ci sono stata due volte. La prima volta però l'ho girata poco, era un viaggio di lavoro, e invece la seconda volta l'ho visitato un po' meglio, mi sono trovata in quel quartiere, l'ho trovato straordinario. E quindi vi dicevo, questo non lo leggete se cercate un giallo, leggetelo se cercate appunto qualcosa che vi porti o vi riporti a Istanbul e alle sue bellezze. Vi volevo poi dire due parole sull'edizione, al di là del fatto che è pesantissima, però ho visto di peggio nella mia vita. Un aspetto positivo e uno negativo. Allora, l'aspetto positivo che ho apprezzato tantissimo, perché è una scelta che secondo me è culturalmente interessante, è che loro hanno mantenuto, ove possibile, la dicitura turca dei nomi propri, e quindi abbiamo tutti questi caratteri che in italiano magari non esistono e che invece loro hanno riprodotto esattamente come dovrebbero essere.
Ecco, qui senza fare troppi spoiler vi mostro che c'è un personaggio che è la direttrice del museo Topkapi che si chiama Leila Barkin, credo, che è con una I senza il puntino, evidentemente è una lettera dell'alfabeto turco che io non conoscevo e quindi loro hanno scelto di mantenerla e è tutto così, cioè tutta la stampa di questo libro, i nomi propri sono scritti mantenendo questa grafia, che è una scelta sicuramente che per loro è stata faticosa e costosa, che però io ho apprezzato molto, anche se spesso mi sono domandata quale fosse la pronuncia corretta. È anche corredato di molte note che aiutano il lettore a orientarsi nelle cose più tipiche e più difficili da comprendere. D'altra parte, quello che mi spiace di dire è che sì, può capitare in un romanzo di 612 pagine, ho trovato un paio di errori di stampa, che era una cosa che nella stampa moderna non mi capitava proprio più, devo dire, era tanto che non mi imbattevo in un errore di stampa. E un'altra cosa che mi ha lasciato un po' perplessa è stata la traduzione in italiano, che pure è stata anche rivista, quindi probabilmente oltre alla traduttrice anche un esperto di italiano e turco ha rivisto la traduzione, però ho trovato delle cose in italiano che secondo me non si dicono, cioè tipo a un certo punto per parlare di, c'è un personaggio che è l'assistente del commissario che è un po' irruento, un po' anche violento, non è un personaggio secondo me gradevole, però può darsi che dal punto di vista dell'autore sia un po' il giovane poliziotto turco dei cliché, non ho idea, però è molto aggressivo a volte, e di un altro personaggio che c'ha a che fare, quando questo qui lo aggredisce si dice non lo badò. Ma badare non è un verbo transitivo, non gli badò, non lo so. E quindi sono rimasta un po' perplessa da un paio di queste soluzioni sintattiche che non ho condiviso. Per il resto comunque è un romanzo, secondo me non per tutti, bisogna avere molta pazienza perché è un romanzo molto lento, non c'è nessuna tensione nonostante appunto si ritrovino sti cadaveri e da un giorno con l'altro, però ogni parte è così lunga e la giornata è così piena di cose, anche spesso inutili, cioè tutti questi pensieri del protagonista, il suo fatto che la sua vita privata e le sue storie della figlia e della moglie che erano morte anni prima e insomma tutta una serie di fatti che riguardano la sua vita passata, che secondo me allungano il brodo in un brodo già molto lungo, e quindi io devo dire che avrei sforbiciato parecchio, mi avrei restituito un romanzo da 450 pagine al massimo, però appunto se vi interessa Istanbul, se vi interessa la Turchia, secondo me questo è un romanzo che offre una fotografia molto interessante. È un romanzo del 2010, per cui in 12 anni tante cose sono cambiate e credo che anche Umit sarebbe d'accordo con me nel dire che probabilmente sono cambiate in peggio. Erdogan non mi sembra il tipo di governante che faccia ben sperare, chi lo sa cosa ci riserverà il futuro, però vi ripeto appunto, se siete degli appassionati di gialli lasciate perdere, se invece siete degli appassionati di Istanbul questo è il romanzo che fa per voi. Giù in info box trovate tutti gli altri partecipanti alla tornata di novembre, noi ci rivediamo lunedì per parlare ancora di libri e nel frattempo buona lettura a tutti.